questa non è la classica storia della piccola invitata al ballo delle grandi, no. Questa piuttosto è la storia di come spesso in Italia, e non solo, lo sport sia ancora terribilmente legato a dei grandi finanziatori che ci mettono soldi così per dare una mano, piuttosto che per un vero e proprio business. E i tifosi è questo che vogliono. Solo che quando ci si mette nel mezzo una delle banche più grandi d'Europa, la posta in palio si alza vertiginosamente. Partiamo! Per entrare in questa storia bisogna conoscere tre luoghi: lo stadio Artemio Franchi, casa del calcio senese, il Palaestra, il palazzetto dove la squadra di basket gioca le sue gare interne, e Rocca Salimbeni, sede della banca Monte dei Paschi. Siamo agli inizi degli anni 2000, il Siena è appena tornato in Serie B dopo 55 anni. Si respira aria di cambiamento anche in società, quando a rilevarla è Paolo De Luca, un imprenditore napoletano che negli anni 80 ha fatto parte del consiglio di amministrazione del Napoli di Maradona. Con De Luca presidente inizia anche la sponsorizzazione della banca Monte dei Paschi, e qua bisogna subito aprire una parentesi. Monte Paschi è il vero polmone economico della città. Dal punto di vista sportivo, la punta dell'iceberg è la squadra di basket, la Menzana, a cui l'istituto di credito versa circa 15 milioni di euro ogni anno. Ma la banca finanzia, con centinaia di migliaia di euro, anche le 17 contrade della città che organizzano il famosissimo palio. L'uomo a capo della Monte Paschi è Giuseppe Mussari, un avvocato calabrese che a Siena ci era arrivato per studiare giurisprudenza e dove si è ritrovato a dirigere una delle più grandi banche d'Europa. La sua influenza negli uffici senesi è considerevole, tanto che nel 2006 Mussari passa dalla presidenza della Fondazione Monte dei Paschi a quella vera e propria della banca. Al suo fianco vuole un suo stretto collaboratore, una figura la cui storia cambierà per sempre il volto della città, David Rossi, che diventa il responsabile della comunicazione di Monte Paschi. È lo stesso David Rossi a gestire i soldi per sponsorizzare il basket, il calcio e molto altro. Intanto, per la stagione 2002-2003, sulla panchina del Siena c'è il pisano Giuseppe Papadopulo. La rosa dei giocatori è leggendaria. In porta Marco Fortin, aveva la 14 sulle spalle perché in inglese 14 vuol dire proprio 14. In difesa Michele Mignani era arrivato a Siena per la prima volta nel 96 e si legherà al Siena praticamente a vita. Ma le attenzioni principali sono dal centrocampo in su. Oltre ad un 24enne Simone Tiribocchi, la coppia che fa impazzire tutti è composta dai brasiliani Rodrigo Taddei e André Luciano da Silva, per tutti Pinga, chiamato così dal nome di una bevanda brasiliana ubriacante, come i suoi dribbling. La data per il grande calcio a Siena è il 24 maggio 2003. Proprio Pinga, Taddei e Tiribocchi stendono il Genoa a Marassi e consegnano i bianconeri alla storia. Per la prima volta Siena vedrà la Serie A. Il senso d'appartenenza dei senesi è talmente forte che raramente si ritrova in altre parti d'Italia. Per festeggiare la promozione viene organizzata una cena per 6.000 persone in Piazza del Campo, un evento unico nella storia, ma non si farà nulla. La cena sarà annullata per un motivo preciso. Il mattino precedente, Pinga e Taddei, con altri connazionali, partono presto, direzione Malpensa. Non prenderanno parte alla festa in città, preferiscono tornare subito in Brasile. Ma in autostrada la macchina sbanda e si schianta sullo spartitraffico. Il fratello di Taddei, presente nel viaggio, muore sul colpo. In poche ore, quella giornata di giugno passa dall'essere una festa da santificare ad un giorno di lutto cittadino. Tra l'altro, per coprire le ferite di quell'incidente, Pinga, per un bel po' di tempo, giocherà con in testa una bandana. Sarà il segno distintivo del resto della sua carriera. Al tavolo della Serie A 2003-2004 siederà per la prima volta anche il Siena. Dalla Lazio arriva tutta l'esperienza di Enrico Chiesa. Con l'arrivo di Chiesa, a fare il raccatapalle a bordo campo c'è un ragazzino che per la prima volta può seguire da vicino il grande calcio, ma soprattutto suo padre. È il figlio, Federico Chiesa, che qua, a Siena, ha il suo battesimo su un campo di Serie A. Ad affiancare Chiesa, dal Sunderland arriva un ragazzone norvegese di 1,93 m, Tore André Flo. In Norvegia è stato ribattezzato Flonaldo perché 6 anni prima, con la propria nazionale, aveva segnato una doppietta al Brasile di Ronaldo e la sconfisse 4-2.
Il primo gol del Siena in allo firma Andrea Ardito al minuto 19 di un Perugia-Siena che terminerà 2-2. Sette giorni dopo la prima delusione del campionato, il Siena perde di misura contro l'Inter con un gol di Materazzi, mentre la settimana successiva Enrico Chiesa torna a segnare una tripletta in Serie A dopo 7 anni e Flo mette dentro il suo primo gol italiano. L'Empoli esce dal primo derby umiliato 4-0. A gennaio arriva un altro che del Siena e di Siena diventerà ambasciatore. Dal Torino ecco Simone Vergassola. Il suo è un battesimo di fuoco, anzi di ghiaccio, in un Juve-Siena completamente innevato. I giocatori del Siena lottano dentro e fuori dal campo. Lo testimonia il difensore Bruno Cirillo, che dopo un Inter-Siena si presenta di fronte alle telecamere con un labbro spaccato per una rissa con Marco Materazzi. A fine stagione, se la squadra di calcio raggiunge la sua prima salvezza in Serie A, quella di basket vince il suo primo campionato. E per capire bene cosa si vive a Siena in quegli anni, bisogna affidarci proprio alle parole del numero uno del basket senese di quegli anni, Ferdinando Minucci. Siena è una città che rappresenta una sorta di Davide al cospetto di tanti Golia. Noi viviamo di stress, la piccola città contro la metropoli. Intanto il club ha festeggiato i 100 anni di storia e per l'occasione ha rispolverato la storica divisa a scacchi. Per il secondo anno di A sulla panchina c'è Gigi Simoni, all'Inter se lo ricordano per la Coppa UEFA vinta nel 98, eppure in Toscana le cose non girano benissimo. A dicembre ha il peggior attacco del campionato, serve un attaccante che butti dentro quel maledetto pallone. Ecco che nel mercato invernale arriva Big Mac Massimo Maccarone. A Siena sono andato perché comunque sapevo che erano in cerca di un attaccante. Io venivo comunque dagli anni dell'Inghilterra, nell'ultimo anno avevo fatto fatica a giocare e avevo proprio voglia di mettermi in mostra nel campionato italiano di Serie A. Nel girone di ritorno il Siena batte Fiorentina, Lazio e la Roma all'Olimpico esattamente una settimana dopo essersi disfatto anche del Milan di Ancelotti. Sapevamo che come il Milan di allora era fatto di grandi campioni, quindi secondo me vincere quelle partite solo ti danno segnali importanti che ti dà molta fiducia poi per il proseguo del campionato. L'apoteosi a Livorno finisce 6-3 con le doppiette e due super gol di Vergassola e Maccarone. Giocavamo a Livorno, abbiamo vinto 6-3, ma ricordo perché è stata una partita con tanti gol. Mi ricordo il mio primo gol che feci sul pallonetto e anche quelle, essendo un derby, sono sempre partite che ti danno quella carica in più per affrontare poi le partite successive. Nell'estate 2005 il Siena presenta lo staff tecnico per il terzo anno in Serie A. Accanto al tecnico Luigi De Canio figura nelle vesti di secondo allenatore per la prima volta in panchina un uomo che farà la storia del Siena e non solo, Antonio Conte. In quell'estate si chiude un ciclo, vanno via Taddei, Flo, Ardito e Stefano Argilli. Quest'ultimo poi non la prende benissimo, non sarei mai andato via, la decisione della mia partenza l'ha presa Luciano Moggi. Ha le mani in pasta dappertutto, è lui a fare il mercato del Siena. In seguito Argilli sarà uno dei primi testimoni dello scandalo di Calciopoli. Nel frattempo Maccarone è tornato in Inghilterra al Middlesbrough. Là davanti serve un nome da affiancare al quasi 35enne Enrico Chiesa. Arriva l'albanese Erion Bogdani e l'intesa con Chiesa non mancherà. I due finiranno il campionato con 11 gol a testa. I risultati sono altalenanti, ma in fondo Siena è un'isola felice dentro e fuori dal campo. Lo conferma un'indagine del Sole 24 Ore che nel 2006 la colloca in cima alle città italiane per qualità della vita. E forse è anche per questo che il capitano Mignani, che a gennaio dà l'addio ai colori bianconeri, ha trascorso qua ben 10 anni di carriera. Con il suo addio al Siena, la maglia numero 4 sarà sua per sempre perché il club la ritira in suo onore. Salutato De Canio, in panchina per la stagione 2006-2007 c'è Mario Beretta che l'anno prima, grazie anche alle sentenze di Calciopoli, era riuscito a portare il Parma in Coppa UEFA. Quell'anno lì con Mario ci siamo salvati bene, e infatti poi l'anno successivo la squadra era rammaricata che scelsero di mandarlo via. Per sopperire alla partenza di Bogdani, direzione Chievo, viene chiamato il miglior marcatore della storia del Liechtenstein, Mario Frick. In patria è praticamente un idolo per aver segnato nella prima vittoria della storia del Principato, un 2-1 sull'Azerbaigian. La V è fantastique quando segna Mario Frick, cantano i tifosi.
In quello che verrà ricordato per il campionato delle penalizzazioni post-calciopoli, anche al Siena viene decurtato un punto, ma lo scandalo non c'entra nulla, solo un ritardo nei pagamenti. La stagione inizia con uno schiaffo della Triestina che elimina subito i bianconeri dalla Coppa Italia, ma in campionato, nelle prime 10 giornate, perde solo contro la Roma, mentre vince in casa del Torino con doppietta di Mario Frick e a San Siro blocca il Milan sullo 0-0. Poi però si ferma. Per provare a sbloccare la situazione torna Maccarone e qualche vittoria arriva. I primi gol Big Mac li segna nella gara più sfortunata della stagione, un Siena-Milan dove i rossoneri trascinati da Ronaldo la portano a casa con un autogol all'ultima azione. Incredibile, 4-3. E nel momento più critico della stagione accade un fatto che scuote tutta la città. Mentre la squadra è in viaggio per Reggio Calabria per preparare lo scontro diretto con la Regina, arriva una telefonata. Il presidente Paolo De Luca, quello che ha portato Siena al tavolo delle grandi, non c'è più, se lo è portato via, un brutto male. Con fatica si arriva all'ultima giornata. Il Siena deve battere la Lazio, che ormai si è già qualificata per la Champions, e scavalcare in classifica almeno una tra Chievo, Parma, Catania e Regina. Maccarone sblocca sul rigore, ma Tommaso Rocchi pareggia e allora per la salvezza serve il gol dell'ex Paolo Negro a 5 minuti dalla fine. La quarta salvezza consecutiva convince lo sponsor Monte dei Paschi a rilanciare. C'è voglia di fare un ulteriore passo in avanti. Lo stadio Artemio Franchi diventa Monte Paschi Arena, uno dei primissimi case in Italia. C'è l'impressione che Siena possa diventare un modello di calcio unico nel paese. In pochi avrebbero potuto prevedere che da lì a poco sarebbe stato l'inizio della fine. Infatti a novembre i bianconeri cadono in casa 3-2 contro il Livorno, ultimo in classifica, ma il vero dramma non è in campo. Nelle stesse ore in cui sulla panchina senese viene richiamato Beretta dopo la breve parentesi Mandorlini, il consiglio di amministrazione della banca Monte dei Paschi firma l'acquisizione del gruppo Banca Antonveneta per 9 miliardi di euro. Tenete bene a mente questo evento perché cambierà la storia della città, se non di un'intera nazione. Quell'operazione infatti si rivelerà disastrosa. Le perdite di quell'anno innescheranno un circolo vizioso che porterà la banca di Rocca Salimbeni ad un passivo di circa 20 miliardi di euro in 10 anni, mentre Mussari e gli altri dirigenti della banca proveranno ad occultare quel dissanguamento economico con una serie di reati. Nel girone di ritorno il Siena raccoglie una quantità industriale di risultati positivi, umilia 3-0 la Roma di Spalletti in lotta a scudetto e vince il derby con la Fiorentina con una punizione di Maccarone che forse può essere considerata la sua rete più bella con la maglia senese. Quella che era iniziata come una stagione in sofferenza chiude con il botto. 4 maggio 2008, Siena-Juventus, il gol salvezza lo offre Karja. Per par condicio, una settimana dopo a fare i conti con l'armata di Beretta è l'Inter di Mancini, che deve rimandare la festa scudetto. Ma ricordo perché comunque noi avevamo fatto un ottimo campionato, e siamo arrivati a San Siro con uno stadio pieno, loro dovevano vincere per forza per vincere lo scudetto. Noi siamo andati con la mentalità giusta di andare a fare una partita a carichi, perché comunque quelle partite sono belle da giocare e comunque poi alla fine volevamo anche onorare la maglia fino alla fine, come giusto che sia. Le cose vanno bene anche nella stagione 2008-2009 con l'arrivo in panchina di Marco Giampaolo. Giampaolo è un allenatore molto meticoloso, che anche lui ha una cultura importante per il lavoro, che guarda tutti i dettagli, ti fa lavorare bene. All'epoca aveva un suo modo di allenare magari diverso di quello che c'è oggi, che era molto meticoloso soprattutto per la difesa, perché voleva la perfezione. Il vuoto lasciato da Enrico Chiesa è colmato da un cecchino che quando si presenta dal dischetto non sbaglia quasi mai. Dal Napoli arriva Emanuele Calaiò. Giampaolo alza la qualità del gioco dei toscani, ma il Siena resta una squadra operaia, di intensità, e allora diventa fondamentale il lavoro sporco di calciatori ruvidi ma terribilmente efficaci come Daniele Ficagna. Giampaolo rimane anche la stagione successiva, nonostante la chiamata della Juventus in estate. Ma il vento cambia. Il pilastro della difesa, Daniele Portanova, saluta dopo oltre 160 presenze in bianconero e con lui se ne vanno pure Karja e Galloppa. Con la squadra ultima, il futuro tecnico del Milan lascia la parola al leggendario Alberto Malesani. Mi ricordo l'episodio che secondo me può aver cambiato la stagione in quella partita con l'Inter, che vincevamo 3-2 e negli ultimi 5 minuti abbiamo preso 2 gol, che poi queste sono le piccolezze che a volte
nel calcio ti possono far cambiare le sorti di un campionato. Noi, se avessimo vinto quella partita che dovevamo vincere meritatamente, magari ti cambiava tutto il giorno di ritorno, perché mi sembra che era la prima del ritorno. Nella mia mente c'è sempre quella partita, nonostante abbia fatto i due gol, avevamo fatto un grande calcio di palla a terra, passaggi fra le linee, sembravamo proprio padronanza del terreno. Intanto la società viene rilevata dai Mezzaroma, una famiglia di impresari edili la cui società, guarda caso, ha stretti rapporti economici con Monte dei Paschi. Eppure c'è un piccolo raggio di luce, è il 14 marzo 2010, all'Olimpico di Torino c'è la Juventus, Del Piero impiega appena 2 minuti per segnare il suo 300° gol con la maglia bianconera e dopo 9 minuti la Juve è già avanti 3-0. Con una batosta così c'è il rischio concreto di tornarsene in Toscana con un record non troppo positivo da consegnare alla storia, ma dopo un quarto d'ora Big Mac Maccarone riconsegna perlomeno un po' di dignità. Negli spogliatoi si va sul 3-1. Al ritorno in campo Gezal trova subito il gol della speranza, l'impresa si fa al 74esimo, Grigera atterra Maccarone, calcio di rigore per il Siena, sul dischetto Abelkader Gezal schianta il pallone alle spalle di Chimenti, è incredibilmente vero, 3-3, rimonta. Purtroppo però quello è il canto del cigno, la sconfitta di maggio col Palermo fa tornare il Siena in B dopo 7 anni. Al timone dei bianconeri nel purgatorio della Serie B c'è il condottiero Antonio Conte. Difendo a spada tratta il mio lavoro, che è un grande lavoro. E ringraziare il Signore che c'è Conte a Siena. Sotto tanti punti di vista. Intanto Mezzaroma cede Maccarone al Palermo per 4 milioni e mezzo di euro e Big Mac non la prende bene. Addio Siena è stato molto doloroso, perché io non volevo andarmene via e volevo rimanere in tutti i modi. Poi comunque il presidente, che all'epoca era Mezzaroma, diceva che noi essere stato incedibile e tutto, e poi appena c'era una proposta all'epoca, quella che era del Palermo, mi disse: ma sei matto, non andare. Io all'epoca mi sono sentito risentito di questo, che tornando indietro magari non l'avrei fatto, perché all'epoca mi sono risentito più risentito perché ho detto che non facevo più parte del gruppo, non ero più indispensabile. E questa è la cosa che mi ha dato più noia in quel momento. Polemiche a parte, la stagione fila via liscia, con il miglior attacco del campionato, grazie a Calaiò e anche a Ciccio Caputo, voluto esplicitamente da Conte. In effetti Siena, per gli attaccanti, è terreno fertile. L'uomo, o meglio il ragazzo, della squadra di nuovo in Serie A è il ventenne Mattia Destro, titolare della Nazionale Under 21. Al futuro attaccante della Roma è legata una delle pagine più memorabili della storia senese. Il 25 gennaio 2012 al Bentegodi si gioca Chievo-Siena, quarti di finale di Coppa Italia. Comunque andrà, sarà un epilogo storico. Mattia Destro entra al 52esimo e 2 minuti dopo l'ha già schiantata in rete. Basta questo, giù il cappello, Siena è in semifinale. Il sogno diventa obiettivo 2 settimane dopo, quando nella semifinale d'andata Reginaldo e D'Agostino stendono il Napoli. Ma l'inesperienza gioca brutti scherzi e con quel Napoli non si può scherzare. Hamsik, Lavezzi, Cavani, se lasci spazio a questi tre loro ti puniscono. La squadra di Sannino deve gettare la spugna, pur consapevole che un'impresa così grande raramente verrà ripetuta. Siena festeggerà la salvezza passando per i 13 gol stagionali di Mattia Destro, eppure per una delle pagine più vergognose del nostro calcio. I bianconeri stanno prendendo a sberle il Genoa 4-0 a Marassi, quando alcuni ultras genoani bloccano la partita, costringendo i calciatori rossoblù a togliersi la maglia di fronte a tutta Italia. 2012-2013 è l'annus horribilis per la Siena sportiva. C'è sempre un segno premonitore, e quello di Siena sono i 6 punti di penalizzazione inflitti per le vicende di calcio scommesse di 2 anni prima. In pratica il presidente Mezzaroma avrebbe chiesto all'allora collaboratore tecnico Cristian Stellini di perdere volontariamente la partita Siena-Varese, proposta gentilmente rifiutata. Nelle indagini viene coinvolto per omessa denuncia anche l'allora tecnico del Siena, Antonio Conte, nel frattempo passato alla Juventus. Se vedevo qualcosa avrei dovuto denunciare. Ma se non ho visto niente, io che devo denunciare? Ma mi devo inventare una denuncia?
Ma di chi stiamo parlando? Ma la vera tempesta deve ancora abbattersi. Ricordate l'operazione fatta da Monte dei Paschi per acquistare Banca Antonveneta? Sui giornali si inizia a parlare delle enormi perdite che da 5 anni a questa parte sta subendo l'istituto di credito senese. Nel registro degli indagati finisce anche l'ormai ex presidente della banca, Giuseppe Mussari, che nel frattempo è stato nominato pure alla presidenza dell'Associazione Bancaria Italiana. Nonostante il proprio sponsor principale stia scricchiolando e non poco, la squadra è pronta al campionato numero 9 in Serie A con il nuovo allenatore, il sanguigno Serse Cosmi. Il gruppo di Cosmi rimargina la penalizzazione iniziale grazie anche a 3 punti conquistati a San Siro in casa dell'Inter contro i nerazzurri e finalmente la prima vittoria in 17 partite. Ma evidentemente non basta e dopo il 4-1 rimediato a Firenze, Cosmi viene sostituito dallo specialista nelle salvezze, Beppe Iachini. Per continuare la tradizione di attaccanti che a Siena trovano il loro habitat ideale, a gennaio dal campionato francese arriva Innocent Emegara. Si presenta con 4 gol in 3 partite e fa sperare bene per la salvezza. Di lui si sa poco. Sono nato a Lagos, ma cresciuto in un villaggio vicino. Voi nemmeno potete immaginare come sia la vita lì. Povertà, malattie, ma è la più forte palestra di vita. Intanto, per quanto riguarda il basket, la banca ha già tagliato da tempo i finanziamenti alla Menzana. Tra l'altro, il club cestistico senese ha gli occhi addosso della Guardia di Finanza per dei presunti pagamenti in nero ai propri tesserati. La situazione non piace al numero 1 della Menzana Basket, Ferdinando Minucci, e dalle intercettazioni si scopre qualcosa di sconvolgente. Il pomeriggio del 16 dicembre, mentre a Firenze si era appena concluso Fiorentina-Siena di calcio, Minucci aveva appena ordinato alla propria collaboratrice Olga Finetti di andare nella società della Menzana Basket e distruggere alcuni dati sulla contabilità. Sul fronte bancario, invece, poche settimane più tardi, il 15 febbraio, Giuseppe Mussari si reca alla procura di Siena per essere interrogato dagli inquirenti. Al suo arrivo viene accolto da un fragoroso lancio di monetine. Ormai è evidente che qualcuno per anni ha provato a coprire un tubo che perdeva soldi su soldi all'insaputa dei clienti della banca. La stampa di tutto il mondo cala su Siena, ma il peggio deve ancora arrivare. Pochi giorni dopo vengono perquisite le abitazioni di Mussari e dell'ex direttore generale della banca, Antonio Vigni. Viene perquisito anche l'ufficio di David Rossi. Ne abbiamo parlato all'inizio, il capo della comunicazione di MPS. Bene, esattamente 2 settimane più tardi, il 6 marzo 2013, attorno alle 20:30, il suo cadavere viene ritrovato ai piedi di Rocca Salimbeni, la sede di Monte dei Paschi. Si parla subito di suicidio, ma le circostanze della sua morte non sono ancora state chiarite del tutto. In quei giorni tragici, la Siena calcistica prova a giocarsi le ultime carte salvezza, ma il 12 maggio 2013 la Fiorentina espugna la città medievale con un gol di Gonzalo Rodriguez e condanna Siena ad un ritorno in B mai così doloroso. L'ultima partita del Siena all'apice del calcio italiano è contro il Milan, in una gara che, nonostante il vantaggio iniziale fermato da terzi, certifica la qualificazione in Champions dei rossoneri. È tutto finito, o quasi. Il nome Monte dei Paschi scompare dalle maglie e con questo anche tanti calciatori. Rimangono Vergassola, D'Agostino e pochi altri. Mario Beretta torna in panchina provando a ricreare un qualche legame sentimentale con il passato, ma ormai l'ingranaggio si è inceppato. Non in campo, fuori. E suonano come una condanna le parole del nuovo amministratore delegato di MPS, Fabrizio Viola. La fondazione Monte dei Paschi ha elargito allo sport senese 250 milioni di euro in 10 anni, decisamente troppi. Quasi paradossale quello che succede alla Menzana, che si trova a giocare le finali scudetto contro l'Armani Milano, sapendo che la società è già defunta. A luglio 2014, nel giro di una settimana, sparisce prima la squadra di basket, poi quella di calcio. In 7 giorni Siena vede scomparire le 2 colonne portanti della sua storia sportiva. Nel giro di 365 giorni Siena si è ritrovata dalla Serie A ai dilettanti e un dramma, come abbiamo visto, spesso non solo sportivo. Vogliamo ricordare quegli anni che sono stati un fiore all'occhiello per tutto il calcio italiano con le parole del miglior attaccante del Siena in Serie A, Big Mac, Maccarone. Era un'isola felice perché si stava veramente bene e c'erano i presupposti poi per
per continuare per tanti anni. Infatti poi dispiace per quello che è successo, perché comunque Siena secondo me è una delle città più belle che ci sono in Italia, era anche una piazza importante per il calcio.